E allora sentiamo per Como Monza, altro derby, Marco Signorelli. Buon pomeriggio dallo stadio Sinigaglia di Como, derby lombardo, derby molto sentito, una delle partite più attese da entrambe le tifoserie. C'è rivalità cittadina, c'è anche rivalità sportiva. Oggi la partita, se guardiamo la classifica, forse più importante per il Monza, perché vincendo andrebbe ad agganciare la Cremonese in vetta a questo campionato di Serie B. Sappiamo che il Monza sogna in grande, sogna la promozione. Il Como, protagonista finora di un buon campionato, è praticamente a un passo dalla salvezza matematica e dunque ci sono tanti motivi di interesse per questa partita, con il Sinigaglia che è tornato ad aprirsi al massimo della capienza consentita, per cui circa 5.000 posti. Ci sono un migliaio di tifosi del Monza anche oggi. Linea a Como. A Como è il 33esimo minuto del primo tempo, Como 0, Monza 0. Da segnalare una bella azione di Nardi per il Como, che ha dribblato una serie di giocatori del Monza, arrivato al limite dell'area, ha ceduto la palla a Ciciretti, che ha fatto partire un sinistro debole, però bloccato senza problemi da Di Gregorio. Un minuto dopo, un'incursione nell'area del Como da sinistra di D'Alessandro, un tiro cross che è stato respinto da Facchin, poi c'è stato il tentativo di tap-in di Mota Carvaglio, che è stato però intercettato da Solini. Un minuto fa, altra bella azione del Monza dalla fascia destra con il cross di Donati per Valotti, il pallone però gli è rimbalzato davanti, era anche abbastanza decentrato il numero 10 del Monza, dunque non è riuscito a calciare verso la porta, il pallone è terminato sul fondo. Linea a Como. A Como invece il minuto è il 39esimo, non cambia il risultato, Como 0, Monza 0. Como che sta cercando di mettere la testa nella metà campo del Monza dopo una fase sicuramente più favorevole ai giocatori di Stroppa. Un paio di minuti fa un destro dal limite di Valotti che ha colpito Solini, per poco il difensore del Como non metteva fuori causa il suo portiere Facchin, per fortuna della formazione di Giacomo Gattuso il pallone è terminato a lato alla destra proprio di Facchin. Linea Como. 44esimo al Sinigaglia, Como 0, Monza 0. Un attimo fa una conclusione da fuori area di sinistro di Ciurria, terminata alta sopra la traversa dopo un lungo equilibrio. Ora bisogna dire che in campo c'è sicuramente più Monza che Como, con il Como che si difende, prova a ripartire in contropiede nonostante il pressing della formazione ospite, però i giocatori di Stroppa non riescono a concretizzare il vantaggio in campo. Ora il possesso ancora del Monza con Barberis che tenta un lancio lungo per Mota Carvaglio, c'è la chiusura di Vignali che si allarga a destra, ancora Vignali lungo in avanti, intercetta il pallone Carlos Augusto, la mette giù di petto, prova a servire Valotti, c'è un contrasto con Iovine, un calcio di punizione lungo l'out di destra in favore del Como. Como che può dunque tirare il fiato, tra poco ci sarà anche l'indicazione dei minuti di recupero di questo primo tempo, il retropassaggio per Facchin, il Como che può gestire il pallone in questi ultimi secondi, il lungo rilancio di Facchin, la recupera Valotti nel cerchio di centrocampo per Sampirisi. Sampirisi supera la linea mediana e riesce a servire al limite Mancuso, il passaggio per Barberis, all'indietro il sinistro ancora di Ciurria, ancora alto. Siamo arrivati al 45esimo, mancano davvero pochi secondi alla fine di questo primo tempo, non dovrebbe esserci recupero. Mi pare che l'arbitro sia pronto a mandare le due squadre negli spogliatoi, il rinvio di Facchin che sta per effettuare questo rinvio lungo. Arriva ora il doppio fischio dell'arbitro, pronte la squadre negli spogliatoi, il parziale dopo il primo tempo, Como 0, Monza 0. Linea a Como. A Como è l'ottavo minuto di gioco, Como 0, Monza 0. Poco fa un'occasione per il Como con Cerri che ha percorso una ventina di metri, palla al piede, arrivato al limite, ha lasciato partire un sinistro potente ma troppo alto, dunque non è stato necessario l'intervento di Gregorio. Ora siamo già dall'altra parte con una rimessa dal fondo per il Como che andrà a battere. Facchin come al solito chiede ai suoi di allontanarsi perché andrà a tentare la battuta lunga, una partita che si mantiene in equilibrio, la battuta che arriva proprio in questo istante, il pallone nel cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Valotti che riesce a servire D'Alessandro che va sull'out di sinistra, avanza D'Alessandro, palla al piede, entra in area il cross di D'Alessandro, la volée di Ciurria di sinistro, il pallone a lato, dunque altra occasione per il Monza ma il risultato non cambia. Quando siamo arrivati al nono minuto di gioco, Como 0, Monza 0. Bene, andiamo adesso con un giro veloce. Scusa, è Como che interviene perché c'è il vantaggio del Como al 55esimo. Cerri dunque, Como 1, Monza 0. Studio. Linea Como.
Como è il quindicesimo, gli applausi che sentite sono per il numero 17 del Como, Ciciretti, che sta lasciando il campo. Al suo posto entra Arrigoni, dunque si copre per difendere il risultato. Gattuso, esce un trequartista ed entra un mediano. Il risultato, lo ricordiamo, è cambiato 3 minuti fa con il Como che è passato in vantaggio sul Monza grazie alla rete realizzata da Alberto Cerri. Un gol che è nato da un'azione sulla sinistra di Ioannou, il cross nel mezzo, lo stacco di Cerri sopra il suo marcatore Carlos Augusto e il colpo di testa imprendibile per Di Gregorio. Dunque un Como che si porta in avanti, ora è il Monza costretto a spingere per cercare il pareggio. Andiamo alla Serie B, 20 secondi a testa per aggiornare la situazione. Signorelli, Como Monza. 39esimo a Como, mentre non eravamo collegati è arrivato il raddoppio del Como, dunque attualmente il risultato è Como 2 Monza 0, il gol segnato da Lagumina, il traversone basso di Vignali per Lagumina che ha stoppato con il sinistro e poi con il destro ha indirizzato il pallone sul secondo palo, niente da fare per Di Gregorio. Dunque il Monza ora è sotto di 2 reti quando siamo arrivati al 39esimo minuto. Studio, grazie Giovanni. Vai a voi, ciao. Ciao, ciao. Solo per segnalare il finale di Como Monza, Como 2 Monza 0, le reti nella ripresa al 10° e il vantaggio di Cerri al 35esimo, il raddoppio di Lagumina, il Como fa un balzo avanti in classifica, va a 44 punti, Monza che resta fermo a 57, manca l'aggancio alla vetta. Dunque ribadisco il finale, Como 2 Monza 0. Studio. Grazie Marco Signorelli.